Cosa dite ragazzi? Cosa dite? Tutto bene? Spero bene perché oggi a me, cioè, ho avuto una brutta, ma brutta giornata. Ho detto, mi prendo il camion del mio amico e niente, vado in montagna. Vado nella mia casetta di montagna, mi prendo la legna, la porto alla pizzeria dove una volta lavoravo e dove lavoro anch'io ancora. E allora niente, inizio ad andare, vado su e porca vacca. Succede quello che non dovrebbe succedere mai. Ho fatto un incidente. Incidente, cioè, c'era una macchina che mi stava venendo addosso. È stato brutto. Ma brutto, brutto lavoro. Perché? Cosa successe? Stavo ascoltando la mia musica con le orecchie, cioè con le orecchie, perdonatemi, con le cuffie. Intanto comunque volevo approfittarmene per salutare i miei amici di collegio, la gioventù del 1997. Ciao ragazzi. E comunque mettete subito mi piace. E se siete nuovi del canale, agli altri ragazzi, dico, se siete nuovi del canale, iscrivetevi, schiacciate la campanellina per le notifiche, che tanto ci vuole un secondo. Detto questo, andiamo avanti. Allora, vado, ascolto la musica con le cuffie, ecco, adesso mi è venuta meglio. E niente, ho detto, sto strunzo mi viene. Mi sta venendo addosso, di dietro c'avevo una macchina. Ho frenato, mi sono un po' accostato. Quando mi sono accostato, niente. Ho beccato lo specchietto, ho beccato il finestrino. Porco cane, mi è scoppiato il finestrino in faccia. È stato brutto. Adesso la sto dicendo così, proprio sciallamente, ma è stato bruttissimo, eh. Ma veramente brutto, un brutto lavoro, ma veramente brutto lavoro, perché mi sono accostato facendo il segno a quello di dietro per dirgli: ma ascolta, ma t'ho beccato? Il tipo mi ha detto di no, però io gli ho piantato dietro tante madonne che poverino si è messo a piangere e se n'è andato via. Fatto sta, ritorno indietro, il titolare me ne ha date tante, che a momenti veniva giù il signore e mi accarezzava la fronte. E niente, questa è stata la mia giornata di M. Ma M, parliamo un po' di dialetti. Dialetto parmigiano. Che era il mio ragazzo! Ma tizi proprio giovani. Co fetchi! In colpa eschi! Adgad andar via! Dialetto napoletano. Caruai un cielo mio! Ma tu si ne vuoi una ancora! Ma tu te ne ha Sì, te n'ha da io per forza. Dialetto milanese. Non lo so interpretare tanto bene, però cerco. Caro mio ragazzo, ormai sei giovane. Te ne devi andare di qua. Sì, vabbè, questo non era dialetto, era un po' un accento. Adesso
Lasciamo stare i dialetti. Lasciamo stare i dialetti. Parliamo di accenti. Accento modenese. Ma porca miseria! Ma non è possibile! Questa crisi ci sta battendo tutti. Lei è una cosa impressionante. Accento bolognese. Guarda che io sono di Bologna. Non devi fare queste cose. Mi fanno arrabbiare. Tanto c'è della gente che non capisce niente a guidare. Quello di Rimini è pressa poco uguale. Ah, c'è una bella stagione qua, una bella stagione. Andiamo in spiaggia, ci andiamo a divertire con tanta bella patacca e tanta bella musica. Dialetto e accento piacentino. Mi assun de Piacenza, che dico io ne me senza, detto proprio in dialetto parmigiano. E niente, di coglioni ce ne sono al mondo, ma come te non c'è nessuno. Ok, ragazzi, dopo che ho avuto questa brutta giornata raccontata proprio alla divertentestica, che caspita sto dicendo, siete proprio così in modo divertente, ecco, non so più che cosa dire. Io quel video qua lo faccio sì un po' per farvi ridere, per passare un po' 7 minuti e mezzo, quasi mezzo di divertimento. Lo faccio un po' per me, per sfogarmi. Ma raccomando che se vi è piaciuto questo video dovete mettere mi piace, mi raccomando. Dai ragazzi, ci salutiamo al prossimo appuntamento domani con Lion DJ. Ciao!